Tiago, differenze tra il calcio italiano e quello spagnolo? Differenza soprattutto penso che durante la settimana già se ne sia diverso, la forma di allenarsi, anche a qua mi è trovato con un allenatore che mai avevo tenuto in mia carriera, si preoccupa molto con la tattica, con il movimento del suo giocatore dentro del campo, però già nella partita sì che è un po' diverso, però il calcio penso che in tutto il mondo è la palla 11 contro 11 e non è tanto diverso come avevo pensato prima. Ora tu sei qui a Genova, si può dire che tu sia felice? Sei felice? Sì, molto, molto perché desde che è arrivato qua, la gente del Genoa, dentro della società, la città, mi hanno aiutato molto perché è stato molto tempo senza poter giocare. Per me era importante tornare con tranquillità, dove la gente mi portava la fiducia. Del momento sono molto contento, molto felice. Il presidente Enrico Preziosi ha giocato un ruolo importante, no? Nel tuo Sì. arrivo qui. Com'è andata? Sì, ho parlato con lui prima, all'inizio, quando è arrivato a Genova. E buono, si do una conversa, no? Molto sincera entro le due parti, no? Lui mi ha detto lo che voglia di me, io gli ho detto che arrivano qua, poteva portare questa cosa alla società. Ha sido buono, penso, per lui e per me, perché mi ha devolto bueno, non so, Come cosa vuoi dire? sì, Dimmi in spagnolo. mi ha devolto la confidenza, la fiducia, no? Ah, la fiducia, sì. Di tornare a giocare, che per me era importante in questo momento. Dicono di te che tu sei molto attento all'abbigliamento. Al? All'abbigliamento, ai vestiti. Ah sì? Ti piace vestirti No, a me no, però sì che nel spogliatoio sempre è stato così. Mi piace scherzare un po' con i compagni e sempre sto guardando Come si vestono gli sì. altri? E cosa, chi è che si veste peggio secondo te del Genoa? Peggio? Hai tanti. Come tanti. No, penso che de momento Van den Bommel è il È il campione, top. E invece chi è sì. che sta più attento a vestirsi, che si cura, ci mette tanto a farsi la Hai doccia? bastante. Ciccio, Modesto, Modesto. Mesto. Palladino. No, che Palladino, penso che no. Non si Hai un veste altro, bene. è Bocchetti. Bocchetti sta sempre. Le piace, no? Le piace vestirsi bene. E poi ti Tutti piace in mangiare italiano. anche? Ti piace mangiare anche? Sì. Vero? Sei alto, sei grande. E Bisogna quindi devi rimangiare mangiare perché sennò tanto? sì. Ascolti anche tanta musica, vero? Sì. Però musica, di tutto tipo di musica. Sì, brasilera, americano, Però cosa italiano. canti? Perché tu canti sempre? Mi piace. Cosa Mi fa canti? felice. Soprattutto per cantare musica brasiliana, ha il ritmo, soprattutto prima della partita, mi piace perché mi anima, mi motiva. Ma nello spogliatoio ti metti a cantare? Non sempre, però I tuoi una compagni volta cosa che ti ho. dicono quando ti No, niente, sentono? le piace a tutti. Ah Canto bene, sì? Canti bene? E fammi sì. sentire. No, quando. Qua no, sei timido, però dopo mi fai Ok. sentire. Ascolta, qualcuno di molto speciale mi ha parlato di te, ma molto speciale. Te lo faccio vedere. Sì. Lo riconosci? So Sì. che tu e Tiago vi sentite spesso al telefono, è vero? Sì, tengo una amistad muy buena con él. Es una persona, un hombre que respeto mucho. Quando è venuto a giocare qua in Italia, a Genova, ti ha chiamato? Sí, y también por coincidencia,
nos hemos encontrado porque luego de su partido he estado en para hacer el antidoping y me he encontrado con él. Entonces, no siempre lo he dicho que uno de los mejores jugadores en su sitio que he jugado y ahora estoy contento que está podendo probar que es uno de los más grandes. Ma se dovessi descrivermi Thiago come uomo, com'è un suo pregio, un suo difetto? Io credo che Thiago oggi è un uomo maturo, no? Lo conosco hace muchos años. Entonces después de no del nacimiento de su hija, de todo esto, ha venido más hombre todavía. Entonces creo que no he vivido muchas cosas con él, muchas cosas no de maravilla, pero siempre fue un hombre de familia, una familia también fuera de serie. Entonces es un jugador y un hombre que admiro mucho. Tra poco vi incontrerete perché c'è Milan Genoa. Lo sentirai prima della partita? Sì, come sempre, però non per parlare di football. Parlate d'altro? Sì, parliamo di qualche cosa, però parlare di football molto poco. Cosa ti dice del Genoa? È contento? Sì, sta contentissimo, no? Credo che dopo de molti anni dove le lesioni lo dejaban sempre sin jugar, ora tenendo questa alegria che de estar jugando y jugando muy bien, creo que uno de los momentos más bellos para él. Gli vuoi dire qualcosa perché ti sta guardando in questo momento? Lo sentirei al telefono, ma digli qualcosa. No, solo desear toda la felicidad del mundo, que Dios te bendiga, te deje lleno de salud para continuar siguiendo adelante, entonces toda la suerte del mundo y siempre tu hermano aquí contigo. No, penso che io sia un fortunato, no, di poter stare nella stessa squadra che lui. E dopo questo, desde che arrivò a Barcellona, ci siamo trovati molto bene, desde l'inizio. Si è fatto un'amistà importante, dove in un certo momento, senza parlare, già sapeva lo che pensava lui e lui lo stesso in me. E dopo un fortunato di stare con lui tanti anni, dentro e fuori del campo. Quindi siete diventati amici tanto? Sì, sì. Ma scusa, ma cosa vi dite al telefono? Con lui. Perché lui ha detto non parliamo di football. No, di calcio no. E di cosa parli? Sempre è stato così. Desde Barcellona, quando parlavamo, lui sempre mi diceva non parliamo di calcio, parliamo di qualcosa. Di cosa? Meno calcio. Sentiamo. Non lo so, musica del Brasile, di Spagna, di mia famiglia, di sua famiglia, di tutto. Però del calcio no. Lui ti descrive come una persona perfetta. Sei bravissimo, avrai pure qualche difetto, no, perché non ci crede così. Nessuno. No, tampoco così. Hai difetti come tutti, no? Però lo bonito è che si è fatto un'amistà molto bella e quando è così sempre si parla bene, no? Non è possibile, io non posso parlare male di lui perché è un amico importante che hai trovato dentro del calcio, che è difficile. Infatti quando io gli ho detto, ma dai, dimmi un difetto di Thiago. No. Dimmelo tu, un tuo difetto. Il mio difetto? È meglio non dire, no?